Come si sente Salvini ad avere al suo fianco in questa battaglia per il no al referendum Mario Monti, che lui ha sempre detestato, e invece c'ha poco al suo fianco Silvio Berlusconi, che al momento è un po' blando, diciamo, in questa battaglia per il no? Ma ha avuto problemi di salute, adesso spero che sia tutto rientrato. Non è un problema di schieramenti, sì o no, io la riforma me la son letta 18 volte, più la leggo più inorridisco, perché è fatta male, scritta male, anche in italiano, un minimo di forma, una Costituzione un minimo di forma la dovrebbe rispettare, poi nella sostanza, il Senato rimane ma non viene più eletto, ma nominato fra i consiglieri regionali che nel tempo libero fanno i senatori. L'Unione Europea ha potere di vita o di morte su qualsiasi scelta degli italiani senza che gli italiani possano dire nulla. Le faccio un esempio concreto, perché uno dice la Costituzione sta in alto, cosa mi cambia? Il riso. Settimana scorsa si sono trovati tutti i risicoltori italiani, 5.000 aziende che producono riso e dicono se l'Unione Europea non cambia, noi siamo invasi da riso che arriva dalla Cambogia, dal Sì, Myanmar, dal ce ne sud-est siamo asiatico, occupati. con pesticidi, con nessuna garanzia di salute e quindi stiamo chiudendo. L'Unione Europea questo è. Questo è far arrivare merci sotto costo. Noi mettiamo in Costituzione il fatto che questa scelta dell'Unione Europea gli italiani non possono Ma non le fa bloccarla. fatica il fatto che Monti, no, l'uomo dell'Europa, l'uomo delle banche, dica le Ma stesse Monti lo cose sul farà perché ce referendum? l'ha con Renzi e L'ha perché letta non oggi si stanno. l'intervista? Voto no al No. referendum. Vabbè, ma se Si stiamo fidi di me. sulle figurine, di là ci stanno Alfano e Verdini, voglio dire, una Costituzione cambiata Lei da ha De D'Alema e Volta e Fumicino però, Agamo. eh? Ma ripeto, io invito chi sta guardando a entrare nel merito, a leggerlo, ci sono 6.000 pubblicazioni. Secondo me è fatta male e per gli italiani è un passo indietro. Senta, Quindi se questo se ne è signore accorto qui anche invece, Monti. che è fedele Confalonieri, presidente Questo di vota sì Mediaset, perché alle. dice sì, esatto? Perché probabilmente ad alcune aziende dell'orbita Berlusconi conviene la tranquillità garantita da Renzi e quindi io non faccio male a te. Tu non fai male a me, io ti voto la sua riforma anche se è una pessima riforma, tu non mi rompi le scatole alle mie aziende, è probabilmente il E discorso di. questo lega un po' le mani a Silvio Ma Berlusconi in no, questa io penso fase. che la Costituzione, ora io non sono uno di quelli che vota no perché la Costituzione non si tocca. No, la Costituzione mica è la Bibbia, si tocca ma si tocca in meglio, non in peggio. E quindi penso che da qui al 4 dicembre, di una cosa ho paura, che ci troveremo Renzi a fare le previsioni del tempo e a commentare le partite della domenica Oddio, devo pomeriggio, avvertire perché Paolo ormai sotto corona, allora. è ovunque, sì, state attenti. E soprattutto in Rai, perché una campagna stampa di disinformazione fatta di spot, fatta di interviste, fatta di pubblicità, come quella che la Rai, con i soldi dei cittadini italiani, sta facendo in questo periodo, io non me la ricordo negli ultimi decenni. Se la facesse sulla 7, che non chiede soldi ai cittadini italiani, è un'azienda libera sul mercato, per carità di Dio, ma che la facesse coi soldi dei cittadini italani a reti unificate. Lei li ha visti gli spot che vanno sulla Rai? Ho Con visto quella gli spot di. voce, se voti sì, tagli tutto, ti ricrescono i capelli, i tuoi figli troveranno un lavoro. Leggono la Se scheda. voti no, sei Guardi brutto, che leggono la scheda cattivo. elettorale quegli spot. Siete stati un po' distratti in Parlamento, Salvini, perché avete fatto mettere quel titolo lì a quella legge, che effettivamente è un po' Ma Bengodi. noi contiamo sulla buona fede, non tenendo conto del fatto che c'è di mezzo Renzi e quindi siamo stati un po' Senta, troppo. oggi si pronuncia il TAR sulla scheda elettorale a No, proposito. ma io non mi appiglio alle Cioè, cose lei preferisce che si vada a tecniche. votare e che Entriamo nel vinca il no? merito, entriamo nel merito. Non mi interessa l'avverbio. La riforma è fatta bene o fatta male? Secondo me è fatta male. Il Senato rimane, sì, viene eletto dagli italiani, no, viene nominato dai partiti. I parlamentari potranno continuare a cambiare partito 18 volte al giorno senza mollare la poltrona? Sì. E infatti perché Alfano e Verdini la votano? Perché così potranno continuare a fare, non ci saranno le Olimpiadi a Roma, ma questi il salto della poltrona lo fanno ogni quarto d'ora lo stesso. E a me dà il nervo, e a me dà il nervo.